pensieri. Su 105 senti questo zoo. Vogliamo commentare due notizie oggi sul giornale. Allora, ci sono le epidemie mancate, cioè l'Italia è fortunata a quanto pare rispetto al resto del mondo, perché siamo riusciti comunque a sviare una serie di epidemie che hanno colpito il resto del mondo. A parte l'inflazione. Allora, la BSE ha colpito 139 persone, di cui uno soltanto in Italia. No, cazzo, la mia macchina ce l'ha. È quello per frenare davanti a una mucca. Per quanto riguarda la SARS, invece, 898 casi nel mondo, soltanto 26, anzi 4, scusami, in Italia. Porca miseria, vedi, ultimi anche in questo. L'aviaria, quella dei polli, dove Leo ha rischiato parecchio, ha colpito 369 persone, di cui 234 morti, ma in Italia nessuno. La cosa strana è che in Italia l'aviaria ha colpito i maiali. Quindi io mi farei delle domande. Però noi decretiamo un record mondiale, abbiamo preso tutti quanti l'inculite. È vero. Cioè questa malattia che ci hanno passato i nostri amici politici. E non si guarisce. E non si guarisce proprio. Ma attenzione, prima di collegarci con la strada, volevo avvisarvi che oggi avremo un grande giornalista in strada insieme alla Cumpa. Ah, pensavo un trans. Perché... No. La Puccioni è in maternità, quindi abbiamo sostituito quella bellissima donna con un bellissimo uomo, Jerry Romano. Che è in maternità anche lui però. Possiamo sentire velocemente Jerry che è in strada in questo momento. Jerry? Sono qui, ciao ragazzi. Ragazzi, siamo pronti, ascoltate i sostenitori di San Gimmi e del partito che voi... Della minchia nel pugno, esatto. Vedo un sacco di manifesti. Fammi salutare il nostro sostenitore numero uno che è Andy, ciao Andy. Andy, dov'è? Ciao. Qua. Marco, ciao ragazzi. Ma oggi appiccicheremo i manifesti in giro per Milano? Non ha capito un cazzo. Comunque sì. Allora, se appiccicherete... Senti Andy! Partiremo dal comune, logicamente. Ovvio. Ecco Andy, tu che sostieni la minchia nel pugno. Tu che sostieni la minchia nel pugno. Quante mani ti ci vogliono? Bella alta, quante dritta. Quante mani ti ci vogliono? Tante, tantissime. Ma vai a cagare. Scusa, mi stai doppiando come Lenny Kravitz, non ho capito. Cazzo Fabio, è la voce uguale a quella di Jerry Romano. Ma attenzione, c'è un altro problema che affligge lo Zoo di 105, però io ho trovato una soluzione. Sì. Ragazzi. Io e Paolo Noyes prima o poi dovremmo fare del sesso. No, no. Sì, 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 sì. No. Sì. Io venerdì ero qua in radio, venerdì scorso ero qua in radio, a un certo punto sono entrato e parlando con Paolo ho scoperto che è fidanzato. Questo perché tu sei l'amico della Tatangelo, lo ricordiamo. Sì. E sono più truccato di lui, pensa. Marco, io mi trovo costretto a dirti che purtroppo fra di noi non ci potrà mai essere nulla. Vedi, cioè, tu venerdì mi hai confidato di essere innamorato di una ragazza. Si chiama Ilenia, non è quella che trasmette in questa radio con le tette rifatte. Fortunatamente. E beh, insomma, oddio, vista la tua fidanzata, sembra è un condor. È bellissima la mia ragazza. No, se la chiama Condor Wender perché usa questa pelliccia. Sarà una deficiente questa non ragazza. Non ti permettere, Leo, ti sparo. È una cretina. Ha letto le mani rosse. Però Leo, guarda, è una deficiente fino a un certo punto, perché lei in questa telefonata che io le ho fatto finalmente ha accettato di cedermi Paolo Noyes. Ma come è possibile? Ma non sveliamo tutto subito, orsù. Colleghiamoci con il molestatore, diciamo l'epilogo. Lo Zoo di 105 si vergogna tantissimo nel presentare una nuova minaccia per l'umanità. Un terribile affronto per i maschi italiani. Una sorta di virus che potrebbe colpirvi alle spalle e cambiare totalmente la vostra vita. Se siete maschi, scappate alla vista di Mazzoli, perché dietro quell'aria di un bravo ragazzo milanese si cela il molestatore. Senti Paolo, io volevo affrontare con te sta cosa perché non ce la faccio più. Di cosa? Di comedy? No, una roba personale. Devo parlarti di una roba un po' delicata. Ma ci sono le telecamere? Io vorrei dormire con te. Suora! Suora! Paolo, non ci sono suore, vieni qua, dai, stai tranquillo, è un programma non per suore. Ma per piacere, basta questa storia. Io ho una ragazza, sono fidanzato, Marco. Io ho una vita sessuale da persona eterosessuale. Scusa, cosa? Sono fidanzato. Cosa? Sono fidanzato. Con chi? Con una ragazza, la mia ragazza, Ilenia. Puttana. Ma come? No. Scusa, mia ragazza! Dammi Fabio, hai il numero, per favore, me la chiami, per favore? Ecco, vedi? Cioè, non esiste. Ma anche tu ti ci metti? No, allora, c'è una regola fissa in questo programma. Tutti possono fidanzarsi, tranne te. Ora! 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 Pronti? Ilenia? Sì? Ciao, sono Marco Mazzoli. Ciao. Ti disturbo? No, figurati. Stai lavorando? No. Ascolta, Ile, io ti chiamavo per una questione abbastanza seria. Dimmi. Che riguarda Paolo. Me lo dovresti, cioè, mollare un po', capito? In che senso? Io sono innamorato di lui e...
sono un po' alterato dal fatto che insomma lui vada in giro a dire che è fidanzato con te, che insomma ti ama, eccetera. Cioè, sta cosa veramente mi sta creando dei problemi anche sul lavoro, capito? Guarda, io... Cioè io lo voglio possedere e lui continua a dirmi no perché, sai, sono fidanzato, Ilenia non vuole, com'è a letto? No, è bravissimo, però cioè, si vede che pensa altro comunque, è vero? Cioè, io gliel'ho detto, solo che lui si offende, poi, cioè... Ilenia, dimmi. Come ce l'ha il culetto? Guarda, è bello tondo. Madonna mia. Mamma, mi sai che impazzisco io per quell'uomo, mi fa impazzire. Guarda. Ascolta, cioè... io sono disposto anche a trovare una soluzione, cioè magari ti faccio chiamare da qualcun altro nel frattempo, cioè tu, e tu lo molli un po', capito? Cioè tu mi dici anche chi vuoi, io pago chiunque, purché tu me lo molli un attimo, perché sennò lui ha sta scusa qua, sai, sono fidanzato con Ilenia e lei è gelosa, invece a te non te ne frega un cazzo, obiettivo. Ma guarda, cioè, che va bene, cosa ti devo dire? Va bene, no, possiamo anche alternare, che ne so. Cioè, io devo possedere il ciccione. Io ho questa immagine di lui nudo sul letto con le scarpe col tacco. Oh, lo slippi. Suora! Bene, andiamo a riparare la bocca al vecchio inutile. Intanto noi ci colleghiamo con il libero sfogo degli ascoltatori. Andiamo. Bastard Inside Line. Insulta. Ringrazia. Incazzati. Sfogati sulla Bastard Inside Line. Ora. L'8 marzo è la festa della donna. Sì. L'8 marzo è la festa della donna. Sì. Okay, l'8 sì. Marzo è prostitute è prostitute è o 105. Oh, dopo leggiamo con calma. Hanno presentato tutti i vari simboli dei nuovi partiti nelle liste civiche. Ma come cazzo? Ma uno. Non remare contro dei fratelli a Bagnale. Ma simboli. C'è anche gli amici di Grillo. No. Ma non è suo. Poi c'è il partito di Rocco Siffredi. Io non c'entro. Comincia così. Vorrei farle uno scherzo, però non so che scherzo farle. Senti, io sono uno che fa scherzi telefonici, ma non so più. Non mi viene in mente niente. Sono sterili a corto di idee. Sì. Io che scherzo posso fare? Come potrei pigliarlo? Quello di pigliarlo devo fare. Vogliamo leggere velocemente i vari simboli scemo, che hanno presentato le liste civiche. Allora, diciamo una cosa, queste elezioni politiche dovevano essere il trionfo del bipolarismo. 177 partiti. La cosa comica è il marketing che sta dietro i voti. Sì. Cioè loro hanno fatto dei simboli che assomigliano uno all'altro in modo da confondere la gente. Sì, sì, cioè il tipo il polo della libertà. Della, sì. Il polo delle libertà. Tu c'hai il pollo delle libertà. Però non c'è il nostro. Quello di Amadori però, certo. Però non c'è il nostro. Allora c'è No Monnezza in campagna. Sì. Partito Impotenti Esistenziali. Sì. Cioè gente che non gli tira. Atena, ma così, no. Quando pensano alla vita però. Ah, ok. Ma porca miseria. Leggi i vari simboli. Allora, sì. Ci sono 4 scudi crociati, 5 fiamme, 8 falce e martello, Madonna, 3 garofani, Madonna. 2 edre, 3 diciture pensionate, 6 grillo, 3 bandiere crociate, 5 rose e 4 marmotte. Attenzione, perché dobbiamo approfittare del momento, non c'è in giro Ringo. Ma attento, perché lui arriva alle 4, sai che poi mi trasformo. Bravo, vai! Lo sai che è il momento. Vai! C'è anche Magnum. Vai! Ci colleghiamo con Magnum, la nona puntata. Ovviamente segreta, vai Pippo. Listen. Magnum. DJ Dingo. Grandi, grandissimi, siamo tornati controballatissimi. Anche perché adesso finalmente siamo anche in televisione. Lo sapevi questo Andrea? Grande Andrea, vai Andrea! Sì, lo sapevo. Sono emozionato, sai, prima volta che qualcuno riprende un anziano in debut per sembrare più giovane. Con le telecamere serie, il programma serio. Riprendono un veget che viene pagato profumatamente per aprire un microfono e sparare le parole a vanvera. E questo è il segreto del successo di Magnum. Perché sono stato sembrato la NASA, lo sapevi Andrea? Senti, secondo te si può fare un mutuo per liquidità su un pollaio? Ecco, ricordiamo che Andrea è un vero rocker, come tutti i veri rocker. Lui si inc***a
polli. No. Perché questo è un po', diciamo, l'hobby preferito di un sacco di rocker. Pare addirittura, pensa, caro Andrea. E ultimamente sto provando anche il tacchino. Ma è maschio, Andrea. Eh? È maschio. Ecco perché si ribella così. Io amo Dingo, io lo amo. Bravi. Lo amo. Comunque vedo un sacco di sms curiosi, eh? Sì. Leggo onorevole, onorevole, onorevole. Hai lasciato il telefono acceso, ma. Ciao, il grande fratello! Dopo questo andiamo in pubblicità? Cazzo, poi... hanno visto la tua password adesso però! È vero! Manca solo il numero di Mazzoli in linea e poi ci siamo! Aspetta! Senti come pompa, fratello! Porca miseria! Devo finire, Mazzo. Vai, zi, devi finire di vivere. Devi questo. Finire male. Devo parlare di Cassano, Mazzo. Che c'è? Chi è? No, volevo dire soltanto una cosa, che questo disco qua è devastante. Bellissimo, basta! Veramente bello, bello di brutto. Guarda che stronzo, eh. No! Perché? Perché sei proprio bravo Vincenzo. No. Ma minchia, sei veramente come gli onorevoli, uguale all'onorevole Buso. Dai, ciappacusse, smetti. Ma no, hai esagerato con lo scitto, ragazzi. No, mentre andava in onda questa canzone bellissima, stavamo leggendo questo articolo molto curioso, che dice che una ditta di pompe funebri di Padova ha inaugurato l'era delle sexy lapidi. Non parlare con me, ma solo no, parlo sai con che te, non te, Leone. Sono praticamente al posto della solita buona vecchia lapide trista con la foto del defunto, sono delle lapidi di pietra con queste fanciulle in bikini sexy. Per questo io quando vado all'Hollywood pensavo fossero delle modelle invetrate di cocaina, invece erano sexy lapidi. Ma tu quando mai sei andato all'Hollywood? Mi ha invitato Ringo. Ma chi? Ringo mi ha invitato personalmente. E sei andato? No, assolutamente no. Ecco. Ho mandato uno che mi somigliava. Però vedi, molta gente pensa che noi al di fuori di questo programma facciamo la vita. Io sono sempre chiuso in casa a giocare all'Xbox con la mia fidanzata. Io no, io sono sempre in giro. Solo tu riesci a fare. Lui. Come fai? Ragazzi, io c'ho una forza da non finire. Voi siete quattro cani morti. Leo, non è forza, quella è secca. No, non sei è secco, secco, Leo. Fabio sa tutta la verità che non vuole parlare. I ricordi dello Io ho contattato la sua fidanzata e lei mi ha dato il consenso per fare almeno una notte di sesso con Allora io ho chiesto aiuto alla tua di ragazza, perché non può essere d'accordo in questa cosa. Cioè, Marco, tu mi devi lasciare in pace. Guarda, io ti faccio un esempio. Sì. Guarda, allora, c'è un cameraman. Se io andassi a letto con Paolo, tu saresti contento? Di sì o no? No, sì, sei già arrapato. Sta dicendo di sì. Lo chiediamo all'altro, tu saresti d'accordo? Ma la fanculo anche tu! Ah, in audio di sì, 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 sì. Perfetto. Ecco, allora, non sprechiamo altro tempo perché Paolo ha chiamato la tua fidanzata e l'ha trovata nell'unico momento con le mani libere. Quindi... Ma non è vero! Pronto? Elisa! Sono Paolo. Dimmi. Senti, io non ce la faccio più col tuo ragazzo. Perché? Perché mi sta assillando sessualmente, mi molesta. Vabbè, ma perché gli piaci? Ma scusa, non è normale, è una situazione un attimino un po' particolare. Io non capisco, sei una bella ragazza, cos'è che c'è che... Non lo so, aiutami. Vabbè, ma cosa devo dirti? Si vede che gli piace l'uomo. Ho capito, ma perché è il mio culo? Ma non puoi dissuaderlo da portare avanti questa campagna nei miei confronti, nelle mie nelle molestie, nel mio corpo. Vabbè, ma anche te la senti andare un po'. Buono. Dai Paolino, su. Ma che Paolino? Paolino, scusa. Ma vai da Paolini che lui Mazzone. Piace. No. Vergogna, tu ti devi. Vabbè, ma se devi balbettare ogni volta. Voi avete balbettato, io no. Noi avete balbettato. Spostati, che guarda, è andato in tiro, è andato in tiro anche il microfono. Ha parlato la tua ragazza. Lo zoo si ferma, ma prima un po' di aerobica. Pronti? Occhio. Via. Ti va a recare un po' le gambe? Sì. Dentro la pancia? Contrarre i glutei ben bene, come voler trattenere una moneta da 10 lire. Vai. Il braccio destro in alto, quello sinistro ai fianchi, la pancia tesa, i fianchi ben fermi. Vai. Spingere con forza con il braccio destro verso sinistra. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leo, sei calmo. Leo, cuore. Oddio, è andato. Ah, meno male. Aspetta che gli prendo un Rolex.
Porca troia, che corsa. No, eravamo sulle scale a fumare, sai. Basta con queste sigarettine che fanno ridere. Senti, basta. Cretino, ci abbiamo messo un'ora e mezza a scroccarla. Meno capisci si sveni. Pigia le sigarette, smonta e rimonta e poi si mette a rie, non capisci. Come, scusa? Io non capisco i giovani. Sì. Prendono le sigarette, le smontano, le rimontano e poi si mettono a ridere. Questo lo dicevano al tuo paese? Lo diceva mio nonno, sì. Non possiamo fare una cosa? Sfruttare la cumpa di via Turati? Queste bellissime persone. Pensa, abbiamo Orticaria che sembra uno straccio con la testa. Ha iniziato da lui, volevo dire, per vendere organi, ma no. Cioè, Orticaria, ragazzi, che sembra uno straccio praticamente con delle scarpe e un cranio. Sì. E di fianco a lui due in giacca e cravatta. Certo, però adesso, siccome c'è un po' di crisi, testimoni di Geova contemporaneamente ti vendono anche il folletto. Così ottimizzano. Cosa? Non credete a queste chiacchiere. Ma ragazzi, attenzione, è un momento molto importante. Abbiamo una rullata di tamburi o qualcosa, perché stiamo per decretare il vincitore delle nuove proposte del Festival di San Jimmy. Purtroppo è a casa ammalato, se no sarebbe stato qua con noi, ma l'abbiamo al telefono. Siamo pronti? Vai. Mettiamo una sigletta, dai. Attenzione. Aspetta, rullata, un po' di tensione, sì, cazzo. Aspetta, un attimo. Sì. Ladies and gentlemen, è il momento di San Jimmy. Sigla. Non c'è la sega. No, solo la base. C'è andata, Marco. È andata. Perché questi due merdoni che vedete dall'altra parte del vetro, no, sono praticamente due filibustieri, no, che pensano solo a guadagnare, no, denaro da questo, sì, programma. No, guardano anche gli MMS porno sul telefono, ecco, di web. Ma loro scopano attraverso gli SMS, no, gli MMS, no, che, no, mandano gli ascoltatori. Sbagliato. Vendono magliette tarocche sui siti internet. E i dischi. Cioè, ma non rubiamo ulteriore attenzione al vincitore della categoria Nuove Proposte. È con noi al telefono il Ciccio! Ciccio! Ciccio? Ciccio? Pronto? Ciao Ciccio! Ciao! Ma non sei il Ciccio? Ma va? Come no? Parla un attimo, c'è la ciccio, dovresti avere la ciccio. Pronto? Sì, sì, è lui. No, non è il Ciccio! Non è il Ciccio! Fidati di me, lo conosco, conosco la voce del Ciccio, non è il Ciccio! Scusa, chi sei? Sono Ale. No, non è vero, non è lui. Ciccio? Allora abbiamo sbagliato il numero. No, scusa, aspetta, allora, fai una prova, prova a dire, ma Ciccia, cosa ci fai ancora con quell'uomo di colore? Ma Ciccia, cosa ci fai? È lui! Non è lui! È lui! No, te lo dico io, non è il Ciccio! Dov'è il Ciccio? Dove l'hai nascosto? Aspetta, nome e cognome, per favore. Come Ciccio? Ti chiami? Mi sa che avete sbagliato Alessandro. No, scusa. Devi chiamarlo sul cellulare. Ma che Alessandro sei? Sono Ale Promozioni, avete sbagliato. Ma nel frattempo di recuperare il Ciccio, nel, sì, frattempo celebriamo la sua vittoria ascoltando la sua canzone. Mi sembra al minimo il Ciccio vince come nuova proposta con eh? Oh. Ripetute, ripetute. Eh? Oh. L'avresti mai detto? In vista delle prossime elezioni 2008, la minchia nel pugno, il partito dello zoo, ha bisogno di uno spazio dove incontrare i propri elettori. Ma questo spazio deve essere leggermente adattato alle nostre esigenze. Senata Palas, buonasera. Non ho capito una beata minchia di quello che ha detto. Cosa ha detto, scusi? Hotel... Pineta p***a, senta, sì, cortesemente, io sono un rappresentante del nuovo partito che sta per andare a correre per le elezioni 2008. Se ha a disposizione sale congressi? Sì, ci abbiamo le camere, le sale. Perfetto, vedo che lei si incespica moltissimo nell'orario probabilmente. Senta cortesemente, quante persone può contenere questa sala? Abbiamo diverse, diverse sale, sì, sì. La più grande più o meno, ci stanno 5-6 mila persone. No, 5 mila non arriviamo. Va bene, al limite portiamo solo i parenti, quelli più stretti, siamo in 50, 100, ci stanno. No, arriviamo fino a un attimo soltanto. Non conosco l'unità di misura. Buonasera, mi dica. Buonasera, stavo parlando evidentemente con un receptionist. Sì. Sì, per quanto riguarda l'esigenza nostra di partito, noi siamo la minchia al pugno, un partito che sta concorrendo per l'elezione 2008. Com'è il partito? Minchia nel pugno, conosce? No, evidentemente no, questo comunque per me è un dispiacere, visto che siamo l'alternativa per questa Italia che sta andando. Va bene, alla... mi dica la sì, faccio la domanda così le do una risposta. E che siamo, il gioco dei pacchi, su Rai 1, no? La mia esigenza era quella di una sala congressi. Sì. Non mi sta dando la risposta, però. Allora, sale congressi ne abbiamo. Perfetto. Quanta metratura, quanta gente ci sta all'interno, giusto? 850 metri quadri è la più grande. Quindi comodamente seduti siamo intorno a 600 almeno. Fantastico, diciamo che siamo quasi quasi a livello di matrimonio siculo. Mi scusi la battuta che
in quanto secolo mi piace creare anche questa atmosfera di ludibrio. Le passo al segretario di partito, mi sta un attimo in linea, è possibile o le sto rubando troppo tempo? Credo di no, lei è il suo lavoro, giustamente mi stia un attimo in linea, grazie. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Scrotaldo? Pronto? Sì, buonasera, sono Scrotaldo, segretario del partito La Minchia nel Pugno. Buonasera a lei. Semplicemente volevo da lei qualche informazione molto rapida per l'allestimento di questa sala, in quanto La Minchia nel Pugno, nel momento in cui organizza manifestazioni per pubblicizzare e sensibilizzare l'elettorato, ha bisogno, diciamo, di un certo iter e di alcune specifiche. Dobbiamo sistemare all'ingresso della vostra struttura, quindi non al lato, ma all'ingresso della vostra struttura, una minchia gonfiabile di circa... Ce la metterei quella? Ma certamente, noi portiamo, arriviamo con i nostri camion, gonfiamo questa minchia con circa 4.000 o 4.200 metri quadri di aria, metri cubi di aria, mi scusi. Va bene, senta, allora, possiamo tagliarla questa conversazione? Non tagliamo la minchia, niente mirchie no. circoncise nel nostro partito. Va bene, grazie. La bastardata del giorno. Tra poco sentiamo la seconda parte, ma uno giustamente ha scritto, Cristian da Mantova: Mazzoli, chi vota La Minchia nel Pugno non è un elettore ma è un erettore. Giusto! No, ragazzi, non ho parole. Mazzoli, sei stato non tu. Non ho veramente parole. Allora. È arrivato il regista, che è un bravissimo ragazzo, umile, gentile, con noi da più di due settimane. Ci fa gli spinellini, bisogna dirlo. Lascialo fare, scusa. È arrivato disperato e fa, ragazzi, potete dire a quel vecchio lama schifoso di smetterla di sputare sull'ottica schifoso della telecamera. Lama, sei tu che aveva la costa 100.000 euro sta telecamera. Ma sei tu che l'hai buttata? Perché è stato lui il cameraman. Cameraman. Come fai a sputare dalla nuda? Siamo in chiusura, ci colleghiamo velocemente con la Bastard Inside Line. Andiamo, vai. Ascolto lo zoo ogni giorno e per me non esiste più niente intorno. Niente intorno. Dimentico i guai, le ansie, le preoccupazioni e per due ore nessuno mi rompe i coglioni. Questi ragazzi ci sanno proprio fare. Mai nessuno li potrà imitare. Lo zoo di gioie me ne dà tante, perché è un programma devastante. Bravo. Grazie a Comedy Central, grazie a Pippo Palmieri, ciao, Mago Wendy, ciao, Fabio Lisei, ciao merda, ciao, grazie Fronzo. Alla Cumpa da Mazzoli, è tutto, a domani, ciao. Forse sì, forse no, forse non lo so. Che domanda è? Vuoi uscire con me? Io non posso fingere di saper rispondere, ma io proverò a dirti ancora.